Allora, carnevale a pagamento, ormai il dado è tratto, possiamo dire. Sì, carnevale a pagamento che possiamo comunque essere a favori, perché ormai è una manifestazione che da sola purtroppo e col contributo del comune non si può sostenere. Però sicuramente, come per tantissime altre cose, l'amministrazione arriva in ritardo. Arriva in ritardo perché noi ad ottobre, guarda caso, si decide di fare un ingresso a pagamento quando ci sono già tutti gli altri carnevali d'Italia che hanno iniziato la loro promozione e noi ancora non sappiamo da che punto partire. Quindi sicuramente anche in questo caso sono sbagliati i tempi. Forse era meglio mettere innanzitutto continuare a fare un'altra edizione gratuita e poi stabilire quali sono le modalità per il 2019 e stabilire anche quali saranno le modalità di ingresso per le famiglie, perché sostenere un'unica famiglia magari con due bambini, quattro biglietti d'ingresso, sicuramente è un onere che in questo momento non so se tutte le famiglie sono disposte a sostenere. Cosa non vi sta bene delle dinamiche interne, decisionali all'amministrazione? Dinamiche decisionali, perché i famosi tavoli del sindaco e del vice sindaco non portano mai niente di buono, come sempre sono in ritardo sulle cose importanti della città, ma quello che fa ancora più ridere è che lo stesso capogruppo del PD, quindi la maggioranza, è contro le scelte prese dal sindaco e dal vice sindaco. Infatti proprio oggi sui social dichiara che non va bene la scelta del biglietto al carnevale e addirittura scarica le colpe sulla carnevalesca. Qui il problema non è la carnevalesca, ma forse l'amministrazione stessa, che dovrebbe credere un po' di più nell'evento principale della città e dare una mano. La questione economica, comunque, della gestione del carnevale, della carnevalesca, rimane per voi un punto focale. Certo, abbiamo già convocato quest'anno una commissione con la carnevalesca, dove abbiamo verificato una parte dei conti che appunto hanno le spese che hanno sostenuto nel carnevale scorso. I conti non tornavano già allora, per cui abbiamo deciso, e quindi i prossimi giorni convocheremo di nuovo la carnevalesca per capire quali sono i bilanci del passato carnevale, ma anche in prospettiva il previsionale che avranno per il 2018, cioè i conti. Siccome i soldi sono pubblici, noi bisogna che sappiamo come vengono spesi i soldi, se i bilanci tornano, se i conti sono in pareggio o in rosso, e quindi in questo caso il Consiglio Comunale ha il ruolo appunto di controllo e di verifica per tutelare i cittadini, visto che si spendono comunque soldi pubblici.